Ehi, hai sentito che a breve i ragazzi del quinto anno dovranno andare a votare? Io al posto loro non saprei proprio cosa fare. Nemmeno io. Come si sceglie? In base all'età, all'esperienza o al numero di likes? O dal numero di followers su Instagram? Juvenes, non preoccupatevi, ho io la soluzione. O meglio, la soluzione sono io. Marcus Tullius Cicero, per gli amici Cicerone. Vir bonus, licendi peritus e infallibile avvocato. Ma tu sei troppo vecchio! Historia magistra vitae, Juvenes, e io, dall'alto della mia esperienza politica, ho molto da insegnarvi in materia. Quindi, adesso prendete appunti. Sarò io a guidarvi nell'ardua scelta. Cicerone, o meglio Marco Tullio Cicerone, fu una delle più note figure della Roma repubblicana. Egli fu questore, pretore, censore, avvocato. Si distinse soprattutto nel campo dell'oratoria. Nella sua lunga vita oratoria e politica vanno di pari passo, tant'è che l'esordio della vita pubblica avvenne nell'80, con la composizione delle prime orazioni. Arrivò a comporne 100, ma noi ne leggiamo solo 58. Esse riflettono lo stretto legame tra l'arte della retorica e l'impegno politico, in particolare le orazioni contro Verre e Catilina. Tutto ciò non è casuale, perché l'arte della parola nasce e si afferma in relazione alla polis greca, alla città e alla democrazia. Il vir bonus dicendi peritus, cioè l'oratore, è un individuo che usa quest'arte in modo politicamente e umanamente corretto. Egli deve operare al servizio del pubblico e non dei potenti e deve combattere la corruzione. L'arte retorica è dunque l'arte pubblica e politica per eccellenza, arte a cui Cicerone dedicò non soltanto la propria attività, ma anche la riflessione teorica, scrivendo alcuni trattati molto importanti come il De Oratore. Ma la retorica non è quindi una fredda disciplina, bensì il modo di esprimersi di un gruppo attraverso gli importanti valori della civiltà, che secondo Cicerone formano il vir bonus. Siamo alla ricerca del nostro uomo politico ideale con l'aiuto di Marcus Tullius Cicero. Per Cicerone, costui è anche e soprattutto un maestro nell'arte della parola. Nel primo libro del De Oratore, la nostra guida approfondisce questo aspetto mettendo in scena una sorta di debate ante litteram tra i due protagonisti del dialogo in questa sezione. Sapete, Omnes, il topic del nostro debate è la funzione sociale dell'oratoria. Il claim, la salvezza della res pubblica di moltissimi cittadini, sta nella saggia guida di un orator perfectus, competente in ogni campo dell'eloquenza e della cultura. Sulla questione si confronteranno due grandi oratori del passato, alla mia destra Lucio Licinio Crasso, alla mia sinistra Quinto Mucio Scaevola. Nulla, a mio parere, è più insigne della capacità di avvincere con la parola l'attenzione degli uomini. Il genere umano, all'inizio disperso sui monti e nelle foreste, ha iniziato a riunirsi in comunità di città e di villaggi, spinto dal potere della parola, o meglio, dalla facondia dei bravi oratori. La fondazione e la conservazione degli stati sono dovuti a uomini saggi e energici, non a persone eloquenti capaci di parlare in modo elegante. Sicuramente la saggezza è importante, ma se sostenuta dalla padronanza assoluta della parola, può prestare soccorso ai supplici, risollevare gli afflitti, sottrarre i concittadini dall'esilio. E penso a quel che avviene normalmente nel foro, nei tribunali, in senato. Il potere della parola avrà sicuramente contribuito alla civilizzazione, come sostieni tu, Crasso, ma non in maniera determinante. Pensa a Romolo, secondo te è riuscito a fondere in un popolo pastori e forestieri, a stringere vincoli matrimoniali con i Sabini grazie alla sua eloquenza? Non è forse grazie a una lungimiranza e a una saggezza non comuni? L'eloquenza è spesso un'arma a doppio taglio. Non è con i bei discorsi che Romolo o Numo Pompilio hanno contribuito al progresso della nostra civiltà. L'hanno fatto, piuttosto, grazie alla loro lungimiranza e alla profonda saggezza. Il possesso della parola è il vero discrimen tra uomini e bestie. Chi la possiede al massimo grado, cioè l'oratore, è pertanto un uomo degno non solo di ammirazione, ma di grande considerazione. È la parola che ha contribuito al progresso della civiltà e alla formazione delle prime comunità umane.
È l'esercizio della parola che può e deve guidare lo Stato e garantirne la stabilità, la salvezza. Chi dei due ha ragione? A chi dei due va la palma del vincitore? Voi, pubblico di YouTube, cosa ne pensate? Affidereste la guida dello Stato a un vir bonus dicendi peritus o semplicemente a un uomo saggio? Oggi abbiamo la fortuna di incontrare un grande personaggio della Roma repubblicana, nonché il più grande oratore di tutti i tempi, Marco Tullio Cicerone. Lei ha accettato di aiutarci nella scelta del candidato ideale, o meglio, del politico che potrà contribuire nel sollevare le sorti della nostra malandata Respubblica. L'oratore le sostiene, in buona sostanza, che l'ars loquendi è strettamente legata al buon governo della Respubblica e che il buon politico è essenzialmente un valido oratore. Non so se questo è ancora valido oggi, ma, visto che si è offerto di farci da guida, può dirci su quali parametri si può valutare un buon oratore e di riflesso un buon politico? Per cominciare, un prerequisito fondamentale è il possesso di una vasta cultura. Per me, come saprete, historia magistra vitae. Quindi, nella vasta cultura non può mancare la conoscenza del passato e degli uomini esemplari. Non solo, l'oratore deve prendere la conoscenza di argomenti e di discipline importanti. In tutto questo, mi pare che i vostri politici abbiano grosse lacune. Probabile, ma certamente la teoria non è sufficiente. Cos'altro deve possedere il nostro oratore politico? Beh, specialmente nel vostro mondo fatto di condivisione e di relazioni sempre più virtuali nei social, un buon oratore non può non conoscere a fondo i sentimenti e le passioni umane. Infatti, come dico nel proemio del primo libro del De Oratore, tutta la potenza e tutta l'arte dell'eloquenza devono essere impiegate a eccitare o a placare l'animo degli ascoltatori. Nel vostro caso, più che di ascoltatori, parliamo di utenti o fautores o followers, come direste voi. E per eccitarli o placarli, mi pare che i vostri politici basti un semplice garritus o tweet oppure uno scriptellum o un messaggino di 4 righe appena su Vultum Liber o Facebook, come dite voi. Su questo non ha tutti i torti. E visto che ha parlato di discorsi, o meglio di messaggi, può dirci come deve essere lo stile? Beh, deve essere chiaro e ben plasmato nella scelta della disposizione delle parole. E allo stesso tempo deve essere elegante e brillante. Certo, arrivare a tutto questo in un misero scriptellum è molto difficile, ma negli interventi in Parlamento, in pochi a dire il vero, questa ricerca di stile è abbastanza evidente. È importante il controllo dei movimenti, dei gesti, della mimica e dei toni della voce? Assolutamente sì, da questo dipende almeno il 50% dell'efficacia del nostro messaggio. Tuttavia, non bisogna trascurare la sostanza del discorso e a questa contribuisce, oltre alla vasta cultura, anche la conoscenza del diritto civile e delle leggi. Per concludere, in un mondo come questo, fatto di messaggi brevi ed istantanei, un buon oratore, di riflesso un buon politico, non può non sapere come essere pronto a replicare e attaccare a sua volta. Grazie infinite, Marcus Tullius Cicero. I suoi consigli ci saranno davvero utili. Sulla base del profilo ideale dell'oratore tracciato da Cicerone nel primo libro del De Oratore, abbiamo provato a valutare alcuni protagonisti della nostra scena politica. Giulio, a te la parola. Partiamo dal leader della Lega Matteo Salvini, che è definito da molti un buon oratore. Sotto certi aspetti, non in tutti, il suo stile comunicativo rispecchia il profilo delineato da Cicerone. Pur non possedendo la vasta cultura che ci si aspetterebbe dall'oratore ideale, Salvini risulta sempre molto convincente, facendo presa sul pubblico con una comunicazione, sicuramente molto semplice, ma efficace e brillante. Non solo. Dimostra prontezza e concisione sia nel replicare che nell'attaccare a sua volta. Talora eccede nella mimica e nei gesti, commentando con smorfie e sorrisi i discorsi dei suoi avversari. Evidentemente, come vuole Cicerone, egli conosce i sentimenti e le passioni dell'uomo ed è ben consapevole del fatto che la gestualità è spesso più convincente della parola. E adesso la palla passa a Gaia, che si è soffermata su Matteo Renzi. Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è definito da molti come un buon oratore.
Lo stesso Putin ha affermato che l'Italia dovrebbe essere fiera di avere un oratore come lui. Infatti, il nostro ex presidente del Consiglio sembra quasi seguire a pennello il profilo dell'oratore modello disegnato da Cicerone. Benché dai suoi interventi non affiora quella vasta cultura che Cicerone riteneva fondamentale, Matteo Renzi risulta tuttavia coinvolgente. I suoi discorsi sono brillanti e convincenti, non privi dell'epos e della facezia di cui parla Cicerone. Utilizza un linguaggio semplice ed adeguato, comprensibile a tutti attraverso una sintassi lineare, uno stile ben formato nella scelta e nella disposizione delle parole, come direbbe il nostro Cicerone. Utilizza forse un lessico stereotipato e un po' ripetitivo. Possiede però un gran controllo dei movimenti, dei gesti e del tono della voce. Per finire, cosa che il nostro Cicero ai suoi tempi non avrebbe potuto fare, proviamo a valutare Laura Boldrini, servendoci sempre del profilo ideale tracciato dalla nostra illustre guida. Presidentessa della Camera e candidata per queste elezioni tra le file di Liberi Uguali, Laura Boldrini è sicuramente un'oratrice di alto livello. Come uguale Cicerone, la presidentessa conosce molto bene gli argomenti di cui parla e, non c'è dubbio, che forse, a differenza dei suoi colleghi maschi, possiede una cultura decisamente più solida. Inoltre, anche nel richiamarsi continuamente problemi del nostro presente, come la migrazione e la questione femminile, non è mai generica. La sua conoscenza dei fatti e dei dati è estremamente puntuale. Nei suoi discorsi non mancano ritmo ed energia, grazie anche al tono di voce e alla gestualità misurata, mai eccessiva. La Boldrini riesce a controbattere e ad attaccare facilmente i discorsi dei suoi avversari, usando un tono ironico e convincente. Forse ben più di altri, a mio avviso, la presidentessa rispecchia l'oratore ideale del nostro Cicero, soprattutto per la sua lotta contro le ingiustizie e perché la sua oratoria è usata per scopi e fini umanamente corretti.